Allora, Claudio Cravero, lei era in fabbrica al momento dell'incendio. Sì. Che cosa è successo? È successo che erano le 16:10 e è scattato l'antincendio, non automaticamente ma in modo manuale, perché non si è rilevato appunto il calore e non è partito l'antincendio. E io dal mio reparto ho visto, siccome non ci sono delle paratie ma c'era un grigliato, ho visto proprio il fuoco scendere giù, lava incandescente dal tetto. Come era il tetto che si scioglieva? C'era il plexiglass che si scioglieva, e allora automaticamente ci siamo trovati in 4-5, diciamo, vicino proprio al punto dell'incendio. Abbiamo fatto le scale, c'è un soppalco, abbiamo provato con l'estintore a spegnere l'incendio, però era troppo alto, diciamo che il getto dell'estintore non era efficiente, non serviva. Sì, perché gli estintori funzionano solo in un raggio abbastanza limitato. Esatto, nell'aria, puoi capire, ti arrivava anche tutto il contenuto del... Lei ha visto anche delle persone sul tetto che ha sentito delle urla, niente di tutto questo. Ha visto solo quindi le fiamme che sono divampate in modo molto violento. Subito pensavamo che fosse scattato dal blindo l'incendio, però poi... Lei mi ricordi, lei invece in quale stabilimento era? In Celtel, esatto. Lì, dove ha preso il fuoco era sempre Celtel. È partito di lì. Sì, in pratica era il magazzino di... Quindi proprio sulla sua testa, lei è sulla sua testa o quasi, insomma, lei ha visto questa scoppia? Sì, non fiamme. Sulla mia testa. Ecco, era, dica, diciamo, allora. Una distanza di 30 metri, ho visto questa, in linea d'aria, 30 metri, ho visto proprio questa fiamma appunto, e poi questa lava incandescente, questo plesso si scioglieva. Quindi avete fatto questo tentativo di spegnere le fiamme, ma quindi anche di andare sul tetto, no? Di avvicinare? No, assolutamente no. Di spegnere le fiamme che vi arrivavano praticamente a terra? Sì, stava colando giù, automaticamente scendeva il plesso che era incandescente, prendeva fuoco tutto il cartonaggio che c'era sotto, telefonini. Avete tentato di tenerlo sotto controllo, non ce l'avete fatta e dopo qualche minuto... Ci abbiamo provato e... quando abbiamo visto che l'estintore è finito, l'arco di 30 secondi è finito l'estintore, perciò non è che siamo stati lì un'ora, siamo stati lì un minuto in tutto, diciamo, in tutto quel tempo che siamo riusciti a stare, e poi non c'era il calore che non si poteva resistere. E siamo usciti, siamo andati al punto di raccolta dove aspettavano tutti i nostri. Ecco, da allora non siete più tornati in azienda? No, da allora hanno blindato tutto, perché ci sono accertamenti, ci sono... Che speranze ha di ritornare? Ma di ritornare la speranza c'è, perché se siamo qua la speranza c'è sempre, altrimenti non sarei neanche venuto qua. La speranza di ricominciare come prima non ce l'ho. Sicuramente spero che tutti insieme si mettano una mano nella coscienza e non lasciano 200 persone a casa, che ci ricollochino in qualche posto, che sia diciamo una cosa dignitosa. Le commesse della Telecom sono a rischio? Sì, anche prima dell'incendio. non è un problema di incendio. L'incendio è stata la ciliegina sulla torta, che ripeto, a noi ha creato un grosso danno, a qualcun altro non lo so se è una cosa, diciamo, drammatica, certo, perché un'azienda in fiamme, penso che anche un datore di lavoro che ha cercato con sacrifici di mettere su un'impresa, un lavoro per 200 persone, non è facile, è difficile, ma nello stesso tempo, vista la situazione di oggi, due ore prima dell'incendio, non era florida, assolutamente, le commesse non erano così entusiasmanti.